Giorgia, ma perché sei legata? Il professor Mario mi ha legato alla sedia, è stato lui! Ci vediamo allora dopo. Che dolce! Sì, canestro. Cinzia! Cinzia, senti un po', ma Giorgia dov'è? Penso sia fuori a giocare. Ma che tu sappia, l'ha fatti i compiti per la scuola? Secondo me qualcosina deve ancora finire, però senti lei. Ok. Eccoli qua, Giorgia, che fai? Non lo vedi, babbo, sta giocando. Lo vedo che sta giocando. Ma senti un po', ma i compiti per la scuola l'hai fatti? No, babbo, mi mancherebbe ancora italiano e qualche esercizio di inglese. Immaginavo, vai subito a fare i compiti, Giorgia, perché la scuola sta per iniziare e tu ancora non hai fatto i compiti. Babbo, dai, oggi non c'ho voglia, oggi voglio solamente giocare, oggi non c'ho voglia di fare i compiti. Non mi interessa, Giorgia. Allora, facciamo così, tu fai i compiti, dopo aver fatto i compiti ti faccio giocare tutta la giornata. Ma adesso subito in camera a fare i compiti, vai, babbo, corri, veloce. Non c'ho voglia. Io non voglio fare i compiti. Non c'ho proprio voglia di fare i compiti. L'avevi sentita? Giorgia, non ci siamo capiti. Devi fare i compiti. Allora, facciamo così. Guarda, ti do 3 minuti. Fra 3 minuti torno in camera. Se non ti trovo sulla scrivania a fare i compiti, mi arrabbio, ok? Ci siamo capiti? Va bene. No, Giorgia, forse no. Sì. Ci siamo capiti. Guardami negli occhi. Ci siamo capiti? Sì, ci siamo capiti. Ci vediamo tra 3 minuti. Va bene. Incredibile, guarda, con lei sempre le stesse storie. Va bene, iniziamo a fare i compiti, ma un secondo, il babbo non tornerà mai tra 3 minuti, quindi ascolterà la nostra canzone invece di fare i compiti, che è noiosissimo. Ok, il babbo non c'è. Noi siamo padre e figlia, insieme a noi avventure in famiglia. Ragazzi, i 3 minuti sono passati, quindi andiamo a controllare se Giorgia sta facendo i compiti. E se ancora non sta studiando, mi arrabbio questa volta. Sì, babbo. Ecco, non mi hai ascoltato. Che cosa ti avevo detto? Che se tornavo e non facevi i compiti, mi arrabbiavo. Quindi sai cosa faccio adesso? Adesso chiamo il professor Mario. Sei contenta? No, babbo, il professor Mario. Giorgia, te la sei cercata. Basta, aspetta qui che vado a chiamare subito il professor Mario. Uffi, non lo vuoi a casa il professor Mario? Perché tutte le volte è cattivo. Mi mette in punizione, mi lega la sedia. Ah, ragazzi, se volete sapere come va a finire questo video, lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale, ma andate ad ascoltare la nostra canzone. Basta, Giorgia mi ha stufato, ora chiamo il professor Mario, così ci pensa lui. Vediamo se è libero e soprattutto speriamo che possa venire a casa. Pronto? Sì, professor Mario? Esatto, sì. Sì, sono il papà di Giorgia. Volevo sapere se poteva venire a casa per fargli fare i compiti scolastici alla Giorgia, perché ancora non ha fatto niente. Oh, molto volentieri, tanto non stavo facendo niente. Sono da lei tra 5 minuti. Oh, arrivo. Perfetto, grazie, a dopo, ciao. A dopo. Giorgia, tra 5 minuti arriva il professor Mario. Oh, hanno suonato. Di sicuro è il professor Mario. Tutto quello che mi hai fatto. Ciao professore.
Tanto lo so che stai facendo finta di studiare. Ora tanto ci penso io a te. Una volta giuro che ti insegnerò qualcosa. Adesso non fai più la simpaticona, eh? La cultura è importante. Salvo! Dove sei? Sono qua! Sono qui, che c'è? Senti, ma in camera, sì. La Giorgia, che sta succedendo? Sento il professore Mario che sta urlando, ma non è che ci va giù troppo pesante con la Giorgia? Gli avevo detto di non esagerare. Vabbè, comunque andiamo a controllare che è meglio. Su si parte da casa tua. Mi sposti di 2 quadretti a destra. Che succede qui? Giorgia, ma perché sei legata? Il professor Mario mi ha legato alla sedia, è stato lui! Professore Mario, ma gli avevo detto di non andarci troppo pesante! Ma lei non mi ascoltava, quindi dovevo occuparmi di lei in qualche maniera, però sono stato anche abbastanza gentile alla fine, no? Ma che cosa dici? Io ti ascoltavo volentieri e poi mi ha legato apposta, cioè, uffi, e poi non sei tanto gentile! Professore, su, però non si legano i bambini alle sedie! Ma a me hanno insegnato così, quindi io farò così. Allora ragazzi, ascoltatevi bene, calmiamoci tutti quanti. Ora si slega Giorgia e andiamo tutti giù in salotto e vediamo come risolve questa situazione. Va bene, facciamo così. Professore Mario, allora io voglio capire un po' la situazione. Lei mi ha detto prima che gli hanno insegnato di fare così, ma mi spieghi un po' la sua storia. Beh, io in realtà un tempo ero buono. Poi nella scuola in cui ho imparato a diventare professore, purtroppo mi hanno detto che devo essere cattivo con i bambini, devo essere severo, legarli alle sedie, devo insegnargli tutto, fargli leggere 3 libri e anche chiuderli in delle stanze nascoste dove nessuno può raggiungerli, a parte il professore ovviamente. Io ho imparato così, purtroppo non ci posso fare niente e questa è la mia storia. Quale scuola? Ma nelle scuole i maestri o i maestri sono buoni. Non ho mai visto una scuola del genere. Ma no, professore Mario. Qui lei, secondo me, ha sbagliato scuola. Ha scelto una scuola per professori cattivi. Perché in realtà i professori devono essere buoni. Coi bambini serve dolcezza e gentilezza. E poi devono imparare giocando. Si devono divertire. Facendo così, sicuramente l'ascolteranno di più e sarà anche amato dai bambini. Beh, ora che ci penso, effettivamente hai ragione, sì, sono convinto. Da ora in poi farò il professore buono e con tutti i bambini sarò gentilissimo. Grazie Cinzia, ti amo, mi fa molto piacere questa cosa. Oh, visto? Così mi piaci. Ha detto mi piace al professore. Oh, perfetto, vedo che ci siamo chiariti. Io direi per oggi di finire qui la lezione. E se lei vuole, il professor Mario può rimanere ancora a casa un'oretta e faccia come se fosse a casa sua. Ok, io però devo andare perché devo andare a pulire la macchina. Quasi quasi mi metterei fuori a prendere un po' di sole. Salvo. Dimmi, che c'è? Hai visto che alla fine non era così cattivo? Sembra quasi dolce e carino. Dolce e carino? Ma se c'è una faccia da cattivissimo? E poi la mamma si sta comportando un po' strana. È meglio se la tengo d'occhio. Sì, mi metterò proprio qui a rilassarmi. Guardate che bella piscina, sì. Oh, mi metto qui comodo, molto, molto comodo starò. Sì, questa è vita. Eccolo lì, professore Mario! Professore Mario, siamo molto contenti che lei sia diventato finalmente buono e siamo felici che lei stia qui oggi un po' con noi. Senta, le posso portare qualcosa? Un caffè magari? Lo sai che lei è molto gentile? Sì, un caffè lo prendo volentieri, grazie. Oh, che strano. La mamma fa dei complimenti al professor Mario. È felice il professor Mario. Gli chiede un caffè. Qua c'è qualcosa di strano, ma soprattutto anche la mamma è strana. Vabbè. Oh, ecco, il caffè è pronto. Certo che il professore con questo comportamento dolce mi piace proprio tanto. Se siete d'accordo con me, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Thank you.
avete sentito? La mamma ha detto che il professor Mario gli piace. No, 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 così non può continuare. Ecco, professore. Ecco il caffè. Prego. Com'è gentile, grazie. Ma non si preoccupi, lo faccio molto volentieri. Ragazzi, questa situazione deve finire. Il professore mi ha legato, mi ha trattata male e mi ha pure rapita. È stato anche arrestato e ora sembra che la mamma sia innamorata di lui. Ora vado a controllare che sta facendo. Che carino. Sì, dai. Ci vediamo allora dopo davanti al supermercato. Invio. Vediamo se il messaggio è arrivato al professor Mario. Oh, mi è arrivato un messaggio. Che dolce. Avete visto, ragazzi? Non è che la mamma veramente si è innamorata del professor Mario? Però devo avere altre prove, devo avere più prove. Direi che mi sono molto riposato. È l'ora di tornare a casa, sì sì. Oh, ma... cavolo, mi si è sganciato. Mi sento nudo senza... non ce la faccio. Cinzia! Salvo? Sì, professore? Cinzia, avrei bisogno di una mano, perché io senza uno specchio non riesco assolutamente a rimettermi questo papillon. Ok, l'aiuto io, non c'è problema. Grazie. Allora, ci vediamo la prossima volta. Ok, ciao Cinzia, ciao. Ciao. Si sono baciati, lo devo subito dire al babbo. Arrabbio, dimmi precisamente che cosa hai visto. Allora babbo, io li stavo spiando da dietro la colonna e ho visto piano piano che la mamma si stava avvicinando al professor Mario e ho visto anche che si sono baciati. Giorgia, guarda che se mi stai dicendo una bugia mi arrabbio tantissimo. Sei sicura di quello che hai visto? Sì babbo, sono sicurissima. Ok, allora aspetta qui che vado a chiedere alla mamma. Cinzia? Sì? Senti un po', dov'è il professor Mario? È andato via 10 minuti fa, perché? La Giorgia mi ha raccontato che ti sei baciato con lui. Ma, no, in realtà l'ho salutato prima che andasse via. Gli ho sistemato il papillon che gli era caduto e poi è andato via. Siamo sicuri? Ma sì, Salvo, ma cosa vai a pensare? Su! No, io non l'ho pensato, è stata Giorgia che è venuta da me a dirmi questa cosa. Ma forse lo so io perché me l'ha detta. Giorgia! Giorgia, io ho parlato con la mamma e la mamma mi ha detto che non è vero che si è baciato con il professor Mario. Io lo so perché mi ha detto questa cosa. Perché non vuoi che il professor Mario venga qui a darti lezione. Quindi, siccome mi hai detto una bugia, mi hai fatto arrabbiare. Quindi adesso, subito, in camera, vai! Non... Giorgia, non ti devi lamentare. In camera, hai detto una bugia, bruttissima. Vai in camera. Uffa, ragazzi, giuro che ti sono baciati. L'ho visto con i miei occhi, cioè, veramente. Fatemi pensare. Sì, sì, è vero. Sono sicura che si sono baciati. Ragazzi, se anche voi siete d'accordo con me, e avete visto anche voi che la mamma ha baciato il professor Mario, scrivetelo nei commenti, così il babbo li legge e magari mi crede. Ragazzi, questo video lo voglio terminare qui. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione, attivate la campanella degli aggiornamenti, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale e andate ad ascoltare la nostra canzone Avventure in Famiglia. Io un po' triste e che il babbo che non mi dà retta, vi saluto con un grande wow! Ciao, al prossimo video. Comunque io è meglio se studio. Noi siamo Salvo e Giorgia, wow, di video sembra una pioggia.